È il momento della verità. Mia mamma mi ha risposto: "Buon day! Benvenuti in questo nuovo video. Lasciate già un bel mi piace. Come state? Io tutto bene, grazie. Oh, guardate un po', ho tagliato i capelli, raga. Mi sono fatto di nuovo biondo. Sono tornato. Il biondo è tornato, ragazzi. Il gran conquistatore è tornato soprattutto. E se vi dicessi che è tornato anche Francesco il Nino, ma con un altro nome? Oggi Francesco il Nino si è trasformato Antonio il Cico. Non si può credere. Francesco il Nino si trasformò in Antonio e il Cico. Commentate con hashtag Antonio e il Cico. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, si vada a vedere l'ultimo video dove mi sono finto un modello, e ci ho provato con mia sorella. E il modello l'avevamo chiamato Francesco e il Nino. Oggi abbiamo cambiato foto, abbiamo cambiato persona. Vi faccio aprire qua di fianco chi abbiamo preso. Abbiamo preso le foto di J. Alvarez. La scorsa volta con mia sorella non è andata bene, ma oggi, come avrete letto dal titolo, ci proverò con mia mamma. Che, come ho detto l'altra volta, detto così sembra strano, non sarò io di persona a provarci, ma sarò io con il profilo fake che sto per utilizzare. Allora, breve intro del video. Dato che io sono bravo con le ragazze, e la scorsa volta mi sono perso in un bicchiere d'acqua, ovvero ho creato un profilo con 50 follower, senza foto dove ero taggato. Ho sistemato queste cose, ovvero ho usato un profilo con dei follower, quindi ho preso il mio secondo profilo che aveva 19.000 follower, però dopo aver caricato le foto di Antonio il Cico, probabilmente la gente che è uscita fuori, che non sapeva dello scherzo, ha detto: "Ma chi è sto Antonio il Cico?" e mi ha tolto il follow. In 10 minuti ho perso 200 follower. Sono bravo con le ragazze, ma non importa, ho caricato ben 11-12 foto, quindi 19.000 follower. Foto da bellaccione, quindi sembro un modello, un modello, un modello. Il nostro Antonio il Cico si diletta. Questa volta non aggiustare porte e imbiancare case, ma con i cagnolini, in modo tale che non sembri troppo ridicolo, ma sia un amante degli animali, visto che i miei genitori, in questo caso mia mamma, ha un cagnolino che si chiama Spillo, che tutti voi conoscerete perché è anche il mio cane, che però non è qui perché, come ben sapete, io abito da solo e stavolta sono qua a Milano a registrare il video. Un modello. Dopo questa lunghissima introduzione del video, spero di essere stato chiaro, spero di avervi spiegato le mie tecniche, spero stavolta di non fallire. Allora, ho scritto a mia madre ehi per curare ogni minimo dettaglio. Si sono fatte quasi le 10. Ok, io sono bravo con le ragazze, ma credo non sia troppo tardi, quindi. E non ci resta, come al solito, quando si scrive per la prima volta a una donna. Io non lo faccio apposta, finisce sempre così. E io sono bravo con le ragazze. In descrizione trovate le felpe petacolo. Eccomi, raga, è sotto il sole. Sono sempre vestito uguale, ma vi posso assicurare che è passato un giorno perché mia mamma ieri sera non ha risposto. Che io sono bravo con le ragazze. Probabilmente era già andata a dormire perché si doveva alzare presto per andare a lavoro. Abbiamo una risposta, però. Mia mamma ha risposto al messaggio. E mi risponde con: "Ciao, punto. Sei amico di mio figlio?" Che io sono bravo con le ragazze. Mia mamma pensa che tutti quelli ci siano su Instagram siano miei amici. Ok, ero sicurissimo che mi avrebbe risposto, perché comunque mia mamma risponde bene o male a tutti, non le arrivano troppi messaggi. Quindi è arrivato il momento di Antonio e Cico di provarci con mia mamma. Un modello. Visto che io sono un gran conquistatore, attacchiamo provandoci e le chiediamo: "Ti piacciono i cani?" Così a caso, e le mandiamo una nostra foto. Casomai non avesse visto il nostro profilo bellissimo con i nostri cagnolini, il nostro tartarugone. Un modello. Ok, le inviamo la nostra foto. No, ho sbagliato, sbagliato, sbagliato. Eliminiamo subito il messaggio. Per sbaglio le avevo inviato lo screen della foto, però del profilo ufficiale di J. Alvarez con i like e tutto. Quindi si vedeva che il nome non era diverso. Magari mia mamma non ci avrebbe neanche fatto caso. Però sono un gran conquistatore. Le mandiamo proprio la foto che abbiamo caricato noi sul nostro profilo. "Ti piacciono i cani?" Con il nostro cucciolo di cane, un modello. Cerchiamo un po' di fare conversazione. Ecco, mia mamma ha risposto con sì, decisa, senza dirmi altro. Quindi sono un gran conquistatore. Chiediamo: "Per caso ne hai uno?" Tanto io so già che lo ha, quindi per caso ne hai uno. Visto che l'avevamo completamente snobbata, quando mi ha chiesto se è amico di mio figlio, le rispondiamo ora. Comunque, no, non sapevo avesse un figlio. Un figlio sembri molto giovane. Sono un gran conquistatore. Che cringe. Che tra l'altro lei ha la foto insieme a me e a mia sorella, però potrebbe essere una persona qualunque, perché in questo caso noi facciamo finta di non conoscere Giuseppe.
Perché Antonio Cicco non ha paura di nada. Non tiene paura, non tiene paura. E aspettiamo che mia mamma risponda. Perché alle donne si fanno sempre complimenti. Ti piacciono i cani? Al papetacolo, mi raccomando, link in descrizione se volete acquistare il mio merch. C'è 5% di sconto. E sotto i pantaloncini, perché questa è la nuova moda. Pantaloncini, felpa con tasca da canguro per mettere qualsiasi cosa. Cani. Comunque mia mamma risponde, ci manda la foto di Spillo e ci dice sì, si chiama Spillo, ti piace, punto di domanda, puntini puntini. Poi comunque sì, ho un figlio, puntini puntini, una figlia, puntini puntini, e anche un marito, puntini puntini. Sono un gran conquistatore. Adesso che ci pensano, le persone adulte, ok, hanno questo vizio di scrivere nei messaggi e mettere questi puntini a fine di ogni frase. Non so se capita solo a me o anche i vostri genitori, i vostri parenti, i vostri, cioè, capito? Faccio in questo modo, fatemelo sapere nei commenti. Quindi lei ci mette in chiaro che ha un figlio, una figlia e anche un marito, soprattutto ce l'ho precisa. Non si sa mai. Brava mamma, brava mamma, brava mamma. Sono un gran conquistatore e qua ci mette alle strette, ci mette alle strette, perché adesso noi cosa rispondiamo? Ideona, puntiamo sulla simpatia anche oggi e rispondiamo. Ok, io invece ho un cane, un altro cane e un altro cane ancora. Mi piacciono i cani e le rispondiamo anche noi coi puntini. Tutti i cuccioli come me. Puntini, puntini. Se vogliamo provarci con una persona adulta, dobbiamo parlare la sua stessa lingua. Sono un gran conquistatore e per loro è normale scrivere i puntini, puntini a quanto pare. Oh raga, mi ha mandato un messaggio vocale mia mamma su WhatsApp proprio in questo momento. Se ci ha sgamati già è un problema. Ciao Giuseppe, mi ha scritto un certo Antonio Chicco, è un tuo amico, un tuo collega? Sto volando. Che tra l'altro ha la stessa foto anche su WhatsApp. Ma raga, vi rendete conto cosa mi ha appena detto? Antonio Chicco ha dimenticato el e non è Chicco ma Cicco. Non Chicco. E poi è un tuo collega. Evidentemente ha visto quindi che il nostro Antonio e il Cicco ha 19.000 follower, quindi pensa che anche lui sia un influencer. Per mia mamma, come vi ho detto, ogni persona che c'è sul web è mia amica. Non dice solo amico, ma dice anche collega, collega. Ok, allora io ho risposto a mia madre su WhatsApp dicendo no, guarda, non lo conosco, non so chi sia. Però mia mamma mi ha già avvisato. Questo... ragazzi, questo è il Cicco, Antonio è il Cicco, non sta colpendo perché è mia mamma. Sono un gran conquistatore, a mia mamma evidentemente non gliene frega niente, come giusto che sia, brava, brava mamma. Però noi dobbiamo aspettare che risponda su Instagram, non ci sta ancora rispondendo. Tipo 7 minuti fa ci dice... mia mamma ha risposto ok, punto. Sono un gran conquistatore. Non si può creer. Non riesco a farne una giusta. Quindi torniamo in postazione e pensiamo a cosa scrivere a mia mamma. È abbastanza divertente questa cosa. Allora adesso proviamo a dirle: ti piace viaggiare? E le mandiamo la nostra foto qua nei ghiacciai. Ovviamente sempre senza maglietta. Cioè, a chi è che non piace viaggiare? Sicuramente risponderà sì. E le proponiamo: ti andrebbe di fare un viaggio insieme? E infatti mia mamma risponde sì, molto bello il posto in cui sei, puntini puntini. E adesso è arrivato il momento di dirle: ti andrebbe di fare un viaggio insieme? Ti porto alle Maldive. Porto alle Maldive, puntini puntini. Ok, aspettiamo che risponda. Questo è il momento cruciale del video. Sono un gran conquistatore. Nel frattempo che aspettiamo la risposta di mia mamma, mi sono preso un bicchiere con limone, che in teoria dovrebbe far dimagrire, visto che, come ho detto la scorsa volta, ho una pancia che fa provincia. E ogni volta faccio vedere foto di modelli belli con la tartaruga e io invece ingrasso come un maiale. Ma vi dirò, ieri sono andato a correre, sto facendo dieta da una settimana, chissà quanto durerò. Non è buonissima, però in teoria fa dimagrire, quindi... Vi ricordo anche, ragazzi, che su Instagram sto pubblicando un sacco di video, quindi correte a seguirmi, Giuseppe_Barbuto. E volevo anche dirvi questa cosa: dato che la scorsa volta, quando ho fatto il video di Francesco il Nino, tanti hanno creato dei profili finti che si chiamavano Francesco il Nino e scrivevano a mia sorella, ma scrivevano anche alle mie fan. Io una volta usato questo profilo lo cancellerò, cioè tornerà al mio profilo originale, al mio
mio profilo privato, quindi se vi scrive qualcuno con Francesco il Nino o con Antonio il Cicco, non sono io, perché tanti pensavano, ok, allora sei tu, però stai usando un profilo fake. No, non sono io, non mi permetterei mai di usare un profilo fake e scrivere alle mie fan. Io faccio questi video per divertirmi, per divertirvi, per strapparvi una risata, perché a mio parere, cioè, vedendo come mi diverto a farlo, sono sicuro che diverte anche voi, anche vedendo come vi è piaciuto lo scorso video, immagino che vi siate divertiti. Però prestate molta attenzione alle persone che vi scrivono, ci tengo sempre a dirlo perché è pericoloso, non sapete mai chi c'è dietro lo schermo. Assicuratevi sempre che la persona con cui state parlando è quella persona reale, perché purtroppo ci sono tante persone che non lo fanno magari per divertimento come me, che comunque lo faccio con mia mamma, con mia sorella, che sono persone che conosco, e comunque dopo, ovviamente, è finito lo scherzo, che ci stiano meno, poi io gli dico guarda, sono io, anche per dar comunque il divertimento al video, per farli rimanere un po' di merda. Ok, invece c'è chi purtroppo lo fa per aggirarvi o per non farvi del bene. Infatti è uscito anche lo scandalo adesso in televisione di Marc Cantagirone, di quella roba lì, e ho detto ma cavolo, sarà mica che hanno visto il video di Francesco il Nino e hanno deciso di copiare questo video, questo format, eh? Però prestate molta attenzione, perché poi, ok, prestate molta attenzione, perché comunque io ci tengo tanto alle persone che mi seguono, ma ci tengo tanto anche a dare il buon esempio, perché sono seguito da davvero tantissime persone. Ragazzi, è il momento della verità. Mia mamma mi ha risposto per aprire il messaggio. Incredibile. Cosa ci avrà detto? Vuole venire con noi alle Maldive o no? Prima di aprire il messaggio, provate a commentare voi con, secondo voi, quale sarà la risposta. Vediamo se qualcuno indovina. Mettiamoci comodi perché è il momento della verità. Apriamo il messaggio. Mia mamma risponde: belle le Maldive, piacerebbe andarci con mio marito e i miei figli. Sono un gran conquistatore. E aggiunge: ciao ciao, buona giornata. Sono un gran conquistatore. Mi ha snobbato, raga. Non se puede creer. Grande mamma, però mi ha snobbato. Quindi io direi che ora è il momento di svelarci. Quindi non le rispondo, provo a farci videochiamata, vediamo se mi risponde. E non troverà Antonio il Cicco, ma troverà la mia faccia, e vediamo come reagisce. Prima di chiamarla, commentate con hashtag fino alla fine se avete visto questo video fino alla fine, quindi siete dei veri fan, e questo vuol dire che il video vi è piaciuto, quindi fatemelo sapere. E se siete nuovi iscritti, ovvero che vi siete iscritti durante questo video, durante lo scorso video, comunque in questi ultimi giorni, quindi siete nuovi sul canale, commentate con hashtag nuovo iscritto, perché vi metterò il cuoricino a tutti, quindi vi darò il benvenuto personalmente. Eccola. Stiamo chiamando. Pronto? Pronto? Chi potrebbe essere? Non sei più Francesco il Nino? Cosa? Non sei più Francesco il Nino? Francesco il Nino, quel robo lì. Cambiato nome. Ah, cosa ti credevi? Ma che sono una persona seria io, altro che Maldive. Ti è piaciuto lo scherzo? Insomma, tanto ormai da te cosa si aspetta? Vai, saluta a tutti, ciao mamma. Ciao a tutti. Ah, che bella che sei oggi. Grazie. Ciao. Ciao mamma, un bacione. Spero che questo video vi sia gustato, lasciate un bel mi piace, mi raccomando, condividetelo ovunque, sui gruppi WhatsApp, su Instagram, mandate il link a chiunque, dove devono vedere tutti, mandatemi lo screen su Instagram, così vi ringrazio. E mi raccomando, seguitemi su Instagram, Giuseppe_Barbuto. Ci vediamo al prossimo video, vecchiero mucho.